1965. Scocca l'ora di Eusebio, la perla del Mozambico. Grande Inter sul podio. Facchetti batte Suarez 59 a 45. Sette volte nominato miglior attaccante del campionato portoghese, Eusebio, giocatore felino opportunista, attraversa nel 1965, l'anno del suo pallone d'oro, un periodo di piena crescita. Non solo per la sua capacità realizzativa impressionante, ma anche perché, sotto la spinta dell'allenatore Alex Schwarz, incomincia a fargli evitare il suo tasso tecnico, non accontentandosi più di questa sua esclusiva funzione di bomber che ha avuto per lungo tempo. Eusebio da Silva Ferreira, il miglior giocatore della storia del Portogallo, vede la luce nel gennaio del 1942 a Maputo, in Mozambico, all'epoca colonia portoghese. A 19 anni è già uno degli insostituibili del Benfica e nell'ottobre del 1961 debutta in nazionale. Non è un centravanti puro, preferisce partire da lontano, la sua corsa deve potersi sprigionare liberamente. Ed il destro, devastante, può così esplodere con tutta la sua forza. La rete che si gonfia è la naturale conclusione delle sue discese vincenti. Con queste prodezze trascina il Benfica verso conquiste a ripetizione, in patria e all'estero. Il pallone d'oro che gli viene assegnato nel 1965 è il coronamento di una progressione che ha una data iniziale, 2 maggio 1962. Quel giorno Eusebio stende il Real Madrid nella finale di Coppa dei Campioni in programma ad Amsterdam. 5-3 per il Benfica, grazie alla doppietta decisiva della Pantera Nera. Eusebio viene portato in trionfo. Poco prima Alfredo Di Stefano gli aveva consegnato la sua maglia per un ideale passaggio di consegne, da campione a campione. Stava no Montijo, numa aldeia ali, no Samoco, em casa do meu grande colega, hoje falecido, o Neto, que foi bicampeão europeu, e ao sair da minha casa, ao sair da casa dele, ligaram o rádio do carro, interrompe o noticiário que o Zébio é bola de ouro. E então eu parei o carro, abracei a minha mulher, dei-lhe um beijo e disse-lhe a minha mulher, olha, sou o melhor jogador da Europa. La scintilla è scoccata, la Pantera Nera non si ferma più. Segna a valanga, in patria e in Europa. Ma la vera impresa Eusebio la compie conducendo il Portogallo, fino a quel momento cenerentola del calcio, alla storica qualificazione ai Mondiali d'Inghilterra. C'è tutto perché nel 1965 Eusebio da Silva Ferreira venga incoronato miglior giocatore d'Europa. Il pallone d'oro lo consacra campione assoluto a soli 23 anni.